Geometria e fisica, una visione geometrica della fisica, è il titolo del workshop internazionale che si sta tenendo a Sarufo, qui all'Erbanito. Un workshop che ha richiamato numerose personalità e professori universitari provenienti da tutto il mondo che stanno discutendo della geometria applicata alla fisica e alla cosmologia secondo le teorie einsteiniane. I ricercatori internazionali hanno deciso di dedicare questo workshop a Giuseppe Marmo, il professore che naturalmente tra i relatori è autore di un testo di cui si sta discutendo in questi giorni e che è nato e cresciuto proprio qui a Sarrufo. È proprio il professore Marmo che ci sta spiegando cosa sta accadendo qui all'Erbanito. Secondo il dettato einsteiniano, la geometria è parte integrante della fisica. L'idea di Einstein era che la relatività generale richiede che la geometria, nel senso delle rette o comunque delle traiettorie dei raggi di luce, deve essere descritta in maniera che descriva il nostro universo risolvendo quelle che noi chiamiamo oggi le equazioni di Einstein. Quindi la geometria non è determinata a priori, ma è legata alla sperimentazione, e quindi noi dagli esperimenti ricaviamo che tipo di geometria è necessaria per poter descrivere l'universo nel quale viviamo. Naturalmente questo su larga scala, cioè a livello di cosmologia, ma poi c'è anche il problema della geometria che serve a piccola scala, cioè per distanze molto molto piccole, e questa è la geometria della meccanica quantistica. Quindi questo convegno è dedicato a tutte quelle che sono i modi geometrici di vedere la fisica teorica, che va dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Ci sono 50 studiosi che sono venuti da varie parti del mondo, dall'India, dall'America, dalla Polonia, dalla Spagna e poi da molti posti in Italia. In tutto sono circa 50 persone. È patrocinato l'evento dall'Istituto Nazionale? Dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal Dipartimento di Fisica dell'Università Federico II di Napoli. I miei collaboratori hanno deciso di festeggiare qua, nei posti in cui io sono nato, di festeggiare il mio 70° compleanno e quindi di venire a parlare di fisica teorica qui da noi, diciamo.